Radicale, siamo con l'onorevole Elisabetta Zamparutti, deputata radicale nella delegazione del Partito Democratico. Radicali che sono autosospesi all'interno del PD. Spiegaci bene questa posizione, Elisabetta. È una posizione che abbiamo assunto ormai più di un anno fa, di fronte a un comportamento del Partito Democratico che continua a non considerare i radicali come sostanzialmente una forza politica con la quale si dialoga, si discute, ci si confronta. Abbiamo quindi voluto rimarcare una nostra posizione ben distinta, che non è che abbia in realtà innescato alcuna reazione, perché le uniche reazioni che riescono ad avere sono quelle a cui abbiamo assistito in occasione delle ultime votazioni, a partire da quella sulla sfiducia al ministro Romano, poi più recentemente l'ultima fiducia al governo Berlusconi, che sono quelle in occasione del voto su Romano, in cui noi ponevamo sostanzialmente il problema per noi prioritario sul piano istituzionale e sociale, che è la questione della giustizia. Di fronte a questo nostro comportamento, la reazione è stata quella della minaccia d'espulsione, così come quando nella occasione del discorso del presidente Berlusconi alla Camera e poi sulla nostra decisione di partecipare comunque al voto di, da parte nostra, sfiducia nei confronti di Berlusconi, consapevoli come eravamo che non si poneva un problema di numero legale, e quindi mobilitare l'opposizione su una posizione che era perdente in partenza per noi non era il modo migliore di fare opposizione, perché è un'opposizione destinata a fallire non conseguendo l'obiettivo, e in quelle occasioni la reazione è stata a quella espressa dalla vicepresidente della Camera Bindi, che ci ha appunto definito degli stronzi. Quindi questo per dire qual è la considerazione del Partito Democratico, ma non nei nostri confronti, perché qui la questione non è di 6 parlamentari, 9 considerato anche il Senato. Il problema è la considerazione che ha il Partito Democratico delle nostre ragioni, dei nostri obiettivi, che sono quelli della giustizia, che sono quelli dei diritti civili, che sono anche proposte concrete per quanto riguarda il problema dell'economia e finanziario del nostro paese. Quindi espellere noi significa in buona sostanza espellere i nostri temi, le nostre soluzioni, significa in realtà non voler considerare quelle che sono le grandi questioni del nostro paese. Per che cosa? Per tatticismi, per accordi che ora sembrano andare a definirsi con l'UDC di Casini, salvo poi vedere quale sarà il destino finale di questa strategia. Non è questo per noi il modo e il senso di fare e di essere politica. Ecco, i radicali cercano in maniera quasi spasmodica, ormai da tempo, un dialogo con il PD sui temi importanti, come quello, su un tema importante come ad esempio quello dell'amnistia, della riforma della giustizia, o anche sul tema della riforma elettorale. Eppure il PD Bersani latitano, mentre è stato possibile un incontro con il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, il quale ha almeno preso in considerazione i nostri contenuti e i nostri temi. Secondo te, che responsabilità ha Bersani in prima persona, essendo lui il segretario del Partito Democratico, rispetto a questi non rapporti con i radicali? Ma con Bersani noi avemmo circa un anno fa un incontro a cui poi nulla è seguito concretamente, né in termini di iniziativa parlamentare né di dialogo
o di confronto sulle proposte che, e le questioni che ponevamo. La responsabilità di Bersani è la responsabilità di, credo, una persona che è espressione anche d'altro, appunto il grande stratega del Partito Democratico, noi sappiamo essere Massimo D'Alema, e di conseguenza credo che lui sia anche limitato, diciamo, nella possibilità di interloquire con noi. Io conosco le posizioni di Bersani, le conosciamo tutti rispetto anche all'attività che ha svolto come ministro nel governo Prodi, che sono di indubbia apertura e di indubbia considerazione anche di quelle che sono le nostre proposte. Sappiamo quanto sia animato anche da un'impostazione liberale in economia, di cui gli va assolutamente dato atto. Credo che abbia quindi le mani in buona sostanza legate da qualcosa, logica e partitocratica, esatto, più grande di lui, che forse anche lo opprime, così come la partitocrazia opprime di fatto questo paese. Ecco, Elisabetta, tu sei anche tesoriera dell'associazione Nessuno Tocchi Caino. Come commenti la morte di Gheddafi, il suo linciaggio? Probabilmente si è portato dietro Gheddafi molti di quei segreti che potevano servire a fare chiarezza su tanti eventi del passato. L'esecuzione di Gheddafi non è il segnale migliore per la nuova Libia. Il modo in cui è stato catturato, in cui è stato sommariamente giustiziato, ripeto, non fa ben sperare rispetto a un futuro in cui per la Libia possa affermarsi un compiuto stato di diritto. Indubbiamente su questo fatto ha anche inciso la volontà di metterlo a tacere, così come era avvenuto per Saddam Hussein, che almeno aveva avuto la dignità di un processo, e noi sappiamo quali segreti Gheddafi si è portato nella tomba, in particolare rispetto a quella che è stata la dinamica della guerra in Iraq, che coinvolge Stati Uniti, che coinvolge il nostro stesso paese, che coinvolge l'Inghilterra di Blair, così come la Spagna di Aznar. Si è quindi messo a tacere una testimonianza di importanza fondamentale per l'acquisizione della verità su quello che è uno dei capitoli più tristi e più oscuri che della nostra storia più recente, che è appunto la guerra in Iraq. Ringraziamo l'onorevole Elisabetta Zamparutti, TV Radicale, Roberto Mancuso da Brindisi.